7 miliardi di nuove tasse, più burocrazia, manette per chi non ce la fa, senza che il Parlamento, che rappresenta il popolo, abbia potuto cambiare nulla. E io mi domando, sul colle più alto, se sembra normale. E la tonnara della democrazia, l'anno prossimo magari a votare, sarà la piattaforma Rousseau, la fondo di Forza Italia, che chiede chiarimenti sul ruolo della Casaleggio Associati nel piano innovazione del governo e boccia lo stop alla prescrizione. Perché l'abito è quello della sinistra, la sinistra che dice che le tasse sono bellissime, e a questo avete aggiunto il detto dei 5 Stelle che anche le manette sono bellissime, perché questa è una manovra tasse, manette e spesa pubblica. Fuori da Montecitorio il flash mob di Fratelli d'Italia contro la manovra che Meloni definisce una dichiarazione di guerra, imprese e lavoro, in aula l'accusa, una pantomima. Dov'è la democrazia parlamentare? Nel momento in cui il Parlamento non può discutere la legge di bilancio, che vi segnalo essere la prima prerogativa dei parlamenti dalla fine delle monarchie assolute, quindi più o meno dal XVII secolo? Critica anche più Europa. Si fa nuovo deficit e resta poco per tutto il resto. Con il Movimento 5 Stelle, sulla giustizia e sull'economia non si può andare lontano. E ora vediamo i contenuti principali della manovra da 32 miliardi di euro che prevede, tra l'altro, il blocco degli aumenti di IVA e accise. Barbara Capponi. Tra le misure più importanti per le famiglie c'è la proroga del bonus bebè, che arriva fino a 160 euro al mese. Per le mamme che non possono allattare è previsto il bonus latte artificiale fino a 400 euro l'anno e fino al sesto mese di vita del neonato. Inoltre il bonus per gli asili nido può arrivare fino a 3.000 euro l'anno. Le spese sanitarie restano detraibili al 19% senza limiti di reddito.